vaghiamo per i posti più infestati d'Italia. Noi cerchiamo risposte. È vero, c'ha ragione. Un motivo per seguirci? Beh, guarda i nostri documentari. Non ci fermiamo davanti a nulla, pur di scoprire cosa si cela dietro l'ignoto. Si è scritto un faretto! Siamo gli SHT e questa è la nostra TV sul paranormale. Sono qui da solo, ragazzi. Che bello. Ragazzi, siamo alla chiesa di Sermoneta e noi siamo in un nuovo video del SHT TV. E c'è Luigi che si dedica alla fotografia. Come procede, prof? Sto ricontrollando le foto di prima. L'hai fatte là, ho visto. Sì, qualcosa ho provato a farle lì, ma ancora non vengono. Che spettacolo. Come vedete è comunque una struttura molto antica, tutto il paese di Sermoneta è così. Allora ragazzi, siamo nella chiesa di Sermoneta. Ha subito anche l'influsso della guerra, quindi praticamente poi so che nel 1400 è stata, diciamo, ripristinata. Ristrutturata, insomma, c'erano anche i francescani. C'erano i frati, poi sono stati trasferiti, da quello che abbiamo letto. Sì. Questa è la chiesa oggi, dicono sia teatro appunto di eventi paranormali. Sì. È stata visitata da un sacco di persone perché comunque sia è un'attrazione nel Lazio. Come vedete è in ottime condizioni. Qui ci sono dei manoscritti. Altare hoc onnipoteti, vabbè, è tutto scritto in latino. Come vedete è tutto inciso, è un rilievo di marmo. Gli affreschi purtroppo sono un pochettino cancellati. C'è una stanza in cui ci sono delle statue che probabilmente erano disposte all'interno della chiesa in un certo modo, ma che ora, come vedete, hanno accantonato qui all'angolino. Quindi ci sono vari Gesù, ci sono dei santi, ci sono delle croci, tantissime croci. Probabilmente erano disposte all'interno della chiesa, ma sono state accantonate. Picca? Il cappatore l'ha segnato. Eccolo qua. Leva la luce? Guarda. Assurdo. Guarda che belle. Perché l'hanno ammassato? Se è privato, perché l'hanno ammassato tutto qua? Qua c'è il grande altare di legno dove ci sono delle candele che noi probabilmente stanotte accenderemo per cercare di rievocare un pochettino l'ambiente di carattere ecclesiastico. Abbiamo delle telecamere che ovviamente metteremo nei vari punti con il nostro visore. Allestiremo un piccolo punto dove potremo osservare le telecamere. E niente ragazzi, noi ci becchiamo stasera. La chiesa di San Nicola è tutt'oggi un mistero per tutti noi. Le sue mura, caratterizzate da un'influenza gotica del 1200 circa, sembrano essere ancora la casa di spiriti. Cosa ci accompagnerà in questa nottata? Abbiamo montato le telecamere fisse. Una punta sull'entrata, una punta sull'altare, una punta sulla stanza in cui c'è questo tavolo da ping pong. Stiamo piazzando
una croce, una X, perché adesso ci metteremo dentro la pallina che la telecamera infrarossi potrà registrare in caso di qualche spostamento anomalo. Eccola qua. Niente? Tutto fermo così. C'è qualcuno può far accendere il K2 che è sul tavolino? C'è un tavolo con una pallina sopra. Puoi farla cadere? Hai visto? Hai visto che? Ho visto, sì, che dentro la stanza del ping pong. Era un pallone. Si è proprio fermato. C'è qualcuno qui con me? Vuoi fare un rumore? Puoi prendere energia da questa? Me la abbassi, per favore? Chiunque tu sia. Sei vicino a me? Lo vedi? Perché non abbassi la luce? Mi abbassi la luce, per favore? Ti aspetto un faretto. Sei andato via? Ah, eccoli, ci sei quindi. Anche un altro K2 volte. Tutte e due. Allora, vedi questa torcia? Vedi la torcia che ho inserito all'interno del tavolino? Che ho messo al centro del tavolo? Puoi prendere energia da lei? Guarda qua. Mettiamo anche lui qua. Così. Che succede? È la mia radio che scarica. Sta segnalando che scarica. Tu la scarica da sola? Si vede? E più o meno quanto? 2 minuti fa la segnalava? Carica, mi sembra, giusto? Sì. La radio di Luigi è stata completamente prosciugata. Proprio nella stanza in cui passarono delle sfere di luce. Adesso faremo una sessione di spirit box. Il tuo nome, per favore. Eccolo. Stai usando il K2? Ti stai avvicinando a lui? Sì. Ma il tuo nome? Qua. No. Yeah.
Non è il tavolo? No. Sei con il K2. Se io lo sposto da qua, continui? Vieni qui vicino a me. Chi sei allora? Stai vicino a me? Ti piaccio? Ti sono simpatico? O non ti sono simpatico? Se ti sono simpatico, fallo illuminare. Madonna! Ma vedi? Hai visto il picco rosso? Visto, sì. E eccolo. Il K2 continuava a dare forti segni di vita in una stanza sola. Quindi decidemmo di spostarci per attirare la loro attenzione verso l'altare. C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Come dici? Sai chi sono io? Guarda la candela, guarda la candela, guarda la candela. Non c'è questa, ma... Non c'è un momento che si muove. Anche perché poi è all'interno. Sempre protetto. Non riesco a farla vedere. Oh! Cosa, non veniva da sopra? Non veniva da sopra? Il rumore! Il rumore! Sei qua? Sei qua dentro? Hai fatto rumore qui dentro? No, ma senti quando parla? Perché non vuoi parlare con me? Cosa? Ha detto cosa? Qualunque cosa, dimmi il tuo nome. Guarda la candela, guarda la candela. Non lo dici il tuo nome? Questo. Detto chiaramente, ti vedo. Sai chi siamo noi? Che sono gli stronzi? Perché offendi? Hai paura allora? Visto che non parli, hai paura. Oppure ti mettiamo paura? No. No? Ah, allora non hai paura. Neanche la femmina, hai sentito? Ha detto no. Sì. No. Ancora? Io mi chiamo Simone, tu come ti chiami? Simone. Simone ha detto. Sì, è il mio nome. Ti piace? Sì. Ogni tanto la candela si muove. Io tanto osservo la situazione generale. Lì c'è ancora la pallina, eppure. Eppure. Tutto fermo com'era. Dimmi che l'hai visto. Eppure. Tutto fermo com'era. Dimmi che l'hai visto. Eppure. Tutto fermo com'era. Dimmi che l'hai visto. Perché? Ma chi? Sembra la voce di mia madre. Peccato che loro la radio non ce l'hanno. Ti giuro, sono zompato. Ma che cazzo è successo? Da sola? È assurdo.
voce di mia madre. Peccato che loro la radio non ce l'hanno. Ti giuro, sono zompato. Quando la radio ha emesso quello strano verso, oltre a gelarci il sangue, non ci siamo accorti che il monitor ha tentennato senza apparente motivo. Senti? Io arrivo sì, in sottofondo. Me ne vado. Vado via. Sì, ha sentito. Ha sentito che me ne devo andare via. Qua non si è mosso nulla, eh? Le palline sono rimaste tutte allo stesso punto. Allora ragazzi, abbiamo avuto delle risposte. Il posto è davvero bello. Noi come sempre ci becchiamo al prossimo video.